poche parole per dare il benvenuto innanzitutto al procuratore Grasso, che ringraziamo molto di aver accettato il nostro invito. Un altro speciale benvenuto, che naturalmente è esteso a tutti quanti voi, ma c'è uno speciale, è al nostro prefetto, nuovo prefetto, che ha preso servizio solo 4 giorni fa, e lo salutiamo. Il dottor Tagliente sarà figura nota anche fisicamente presto a tutti, ma ci fa un grande piacere che la sua prima uscita pubblica sia qui da noi, alla scuola. Ben ne ben siamo... noto. Non temevo, non ne dubitavo. Il procuratore nazionale antimafia è il terzo procuratore nazionale antimafia, come sapete, da quando esiste questa carica, dopo Bruno Siclari e Pierluigi Vigna. Ha una carriera in magistratura molto lunga, nasce, si può dire, dal 69, è la verità, e ha ricoperto diversissimi... Il libro c'è scritto pure quando sono nato, quindi non sono... Ok, allora si può dire. E diversissimi incarichi, va solo menzionato il suo ruolo nel megaprocesso, quello non si può non ricordare in tutte le occasioni, gli siamo grati di questo. Lui forse non lo sa, voi lo sapete, che prima di dare la parola a lui e introdurlo un po' meglio, è tradizione che a ogni appuntamento si annunci l'appuntamento successivo. Questo, essendo l'ultimo della stagione, fa sì che non voglia dirvi il prossimo, ma che voglio usare l'occasione per ricordarvi un po' quello che è successo durante quest'anno. Vedrete scorrere alcuni degli annunci, anzi gli annunci degli incontri di quest'anno. Diversissime figure, diverse iniziative, diversi insulti. Io sono stato, e lo racconto perché mi sembra giusto, lo racconto perché lo ritengo anche divertente, insultato per ognuno di questi inviti. Sono stato insultato come fascista, come vetero comunista, non per lo stesso evento e credo non dalle stesse persone, però il destinatario ero sempre io. Alcuni preferiscono non dirli perché vedo molte signore. Potete immaginare, avevamo la questione sulle pari opportunità, ma non sono un calciatore di nazionale, non posso dirvi cosa mi è stato detto. E altre cose che preferiscono non riferire, minacce, anche fisiche, credo siano indici di un malcostume, di una volgarità, di un'intolleranza che vediamo intorno a noi. Non voglio dire crescente, perché sennò mi sento vecchio se lo dico che è crescente, quindi dico, ne prendo atto in modo atemporale. E queste considerazioni fanno sì che io credo di poter introdurre l'intervento del nostro ospite con le sue parole, se posso. La cultura della legalità è qualcosa di più della semplice osservanza delle leggi e delle regole. È un sistema di principi, idee, comportamenti ritenuto valido per tutti e utile per sé, che deve tendere alla realizzazione dei valori di uguaglianza, democrazia, giustizia, ma anche di quelli della libertà della persona, della dignità dell'uomo, della tolleranza, dell'integrazione, della non violenza e della pace. Parole che io condivido profondamente e con le quali do la parola al nostro ospite. Grazie. Intanto il mio ben trovato al prefetto Tagliente, con cui ci siamo incrociati in varie parti della sua e della mia professione, della mia carriera. E grazie per l'introibo. Spero che questa volta gli insulti siano sopportabili. Io sono veramente felice di... anzi onorato di avere ricevuto l'invito dalla Scuola Normale, una scuola così prestigiosa anche per la tradizione
dei suoi allievi, non solo per le qualità eccelse che li contraddistinguono, ma anche per quella che è la voglia di reagire alle ingiustizie, alle prepotenze, ai soprusi, insomma la voglia che dei giovani, la voglia di cambiare il mondo. E spesso questi incontri mi riavvicinano ai giovani e mi caricano, proprio perché l'incontro con i giovani mi dà questa possibilità di arricchirmi e di vedere in loro quello che può essere il futuro della nostra società. Un progetto di formazione culturale che abbia una sua validità non può oggi limitarsi a diffondere solo la conoscenza, i pensieri, le culture, il sapere, senza affrontare i problemi attuali della società. Nel nostro Paese assistiamo a una grave crisi di valori, di senso etico. Proprio gli esempi appena riportati lo dimostrano. Le notizie, i dati, le informazioni che noi acquisiamo dagli organi di informazione ci parlano di cattivi esempi che portano purtroppo a cattive imitazioni. L'unanime consenso anche in aule parlamentari, invettive contro la magistratura inquirente, l'occupazione delle strutture sanitarie, l'interessata intromissione da parte della politica nei rapporti economici, negli affari, il notevole spreco di denaro pubblico investito in opere pubbliche generosamente finanziate e magari contese in certe regioni a colpi di lupara o di tangenti, e poi iniziate e talune mai finite. L'Italia credo che abbia il record delle opere pubbliche appunto non finite, lasciate non finite. Pensate che in provincia di Catania è stato costruito un ponte, solo però due arcate, poi è rimasto interrotto, sono finiti i fondi. Il problema è che su quel ponte è stata costruita una casa abusiva, per cui è l'unico caso al mondo di una casa costruita su un ponte. E vicino a un altro paese c'è un campo di polo, sport nazionale della provincia catanese, come sapete. E il campo di polo per una tribuna per 10.000 spettatori. È solo che si sono fermati a fare lo scheletro della tribuna e poi è una sorta di campo di patate dove almeno i bambini giocano un po' a pallone. Questo per alcuni esempi significativi di questo malcostume. La esplicita ammissione che spesso avviene, secondo la quale la politica clientelare, tutto sommato, è un comportamento normale che non deve scandalizzare, perché viviamo in una realtà in cui ci si deve dare da fare per conquistare con qualsiasi mezzo il potere, la gestione del consenso. Ebbene, se questa è la situazione, noi non possiamo accettarla. Non possiamo accettare una politica che voglia mantenere deliberatamente, come se fosse una strategia. Noi speriamo che non esista questa strategia, però qualche dubbio viene ogni tanto. La strategia di mantenere i cittadini nel bisogno, come tanti sudditi, per poter continuare a elargire favori ai singoli in cambio del consenso. Ebbene, spesso la mafia, per mafia intendo in termini generali tutte le organizzazioni criminali tradizionali che sono nel sud del nostro paese, ma che ormai sono, secondo la profezia di Sciascia del 1970,
diceva appunto che con l'aumento del clima la palma, con le migliori condizioni climatiche, l'aumento della temperatura e del clima, la palma risalirà piano piano la penisola e così farà la mafia. Bene, dal 1970 adesso non possiamo che dargli ragione. E spesso la mafia si inserisce appunto in questo rapporto di scambio tra bisogno, favore e consenso, con una forma di intermediazione che riesce a far gestire affari e a avere consenso da parte dei cittadini e quindi a partecipare al potere. Ecco, bisogna comprendere questo perché è un fenomeno criminale, ma non solo un fenomeno criminale. È un fenomeno complesso, perché è anche sociale, è anche culturale, è anche economico, è anche finanziario. Perché investe questi rapporti esterni di un'organizzazione criminale con tutto il resto della società. Pensate che c'è una sorta di welfare della mafia. Io ricordo quando ero ragazzo, ero rimasto colpito da tutta una serie di delitti di sangue che tappezzavano le strade a volte. Gli occhi di un ragazzo vedere la pozza di sangue, il cadavere per strada, i parenti piangenti sul cadavere, sono cose che lasciano una traccia, impressionano e ti fanno chiedere perché. E quindi quest'ansia di sapere, di conoscere. E poi crescendo, io sin da ragazzo, nei temi che si vedevano una volta a scuola, cosa farai da grande, scrivevo che volevo fare il magistrato, quindi sono stato fortunato perché ho realizzato quello che era il mio sogno professionale. E ricordo un episodio molto emblematico all'inizio della mia carriera di magistrato. Ero già sostituto procuratore della Repubblica a Palermo a metà degli anni 70. Ci fu un episodio di cronaca un po' particolare. Mentre si trovava in uno dei mercati popolari palermitani, la Vucciria, una ballerina di un nightclub cittadino, l'unico che c'era a quei tempi, venne sfregiata al viso, però non si capì, era una ballerina cecoslovacca, che non si capì qual era stata la ragione di questo atto. La polizia fa le indagini e arresta il fidanzato, anch'egli cecoslovacco. La tipologia della lesione al viso pareva far dedurre per un movente di gelosia che avrebbe impedito allora alla ballerina di continuare il suo lavoro. Forse era stata carina con qualche cliente. Bene, dopo circa 10 giorni arriva una telefonata al 113. Andate dinanzi al motel Agip, c'è posteggiata una Fiat 127 con un pacco per voi. La polizia si reca sul posto, apre il portabagagli, c'era un ragazzo con i piedi legati alla testa, secondo una tipologia cosiddetta incaprettato, con al collo un cartello. Sono io quello che ha tagliato la faccia alla straniera, vermi come me disonorano la Sicilia. E cos'era successo? Poi arrivarono anche delle telefonate a un'agenzia giornalistica e anche all'avvocato del cecoslovacco in carcere per chiarire che quel ragazzo era uno scippatore
che aveva tentato di scippare la borsetta approfittando della confusione del mercato, e a un istintivo gesto di reazione inconsapevole della ballerina aveva reagito, aveva una lametta in mano, tagliandole il viso. Beh, morale. La mafia aveva fatto le indagini, aveva trovato il colpevole, aveva emesso una sentenza rapida e inappellabile, aveva fatto liberare un innocente, aveva difeso la donna, per di più straniera, per ribadire il mito che le donne non vanno toccate. Beh, io fui preso da una rabbia, ma come? La giustizia la fa Cosa Nostra? La mafia? E quindi la reazione di cercare il più possibile che una cosa del genere non si verificasse più. E difatti, diciamo, nel tempo ecco, è rimasto questo ricordo, però mi è rimasto quest'idea, questo messaggio di una mafia che cerca di sostituirsi allo Stato anche in uno dei fini essenziali come può essere la giustizia. Purtroppo in certe regioni la mafia, ecco, sopperisce a tante esigenze del cittadino. Per esempio, un'altra cosa che realizzava, e l'abbiamo scoperto dopo anni, è stato quello di imporre una regola. Come sa fare la mafia? Con la violenza, attraverso gli omicidi. Furono uccisi negli anni '80 alcuni ricettatori. Perché? L'abbiamo scoperto dopo anni. Per imporre la regola che il ricettatore doveva tenere la cosa rubata intatta almeno per 24 ore, se era una cosa normale, 48 ore se si trattava di preziosi, per consentire ai cittadini di, tramite intermediari, richiedere la ricerca della refurtiva, che poteva essere restituita ai cittadini, naturalmente dietro un compenso per questi ragazzacci che dovevano pur vivere, e quindi si poteva venire in possesso di oggetti anche preziosi che avevano un valore affettivo, la collanina della prima comunione, le fedi nuziali e quant'altro. Allora, questa difesa della proprietà realizzata con questi metodi creava in passato questi rapporti di consenso con i cittadini. Quando poi un mafioso magari chiedeva per una settimana la chiave della casa di campagna, nessuno la rifiutava, eppure ipotizzava che quella casa sarebbe stata utilizzata per nascondere un latitante o per farci chissà quali riunioni. E allora, ecco, è questo quello che bisogna comprendere di questi fenomeni. Oggi chiaramente non siamo più in queste condizioni, però i tentativi di mantenere o di acquisire il consenso laddove non ci siano cittadini pronti a reagire a questo sistema, è sempre presente questo pericolo. E quindi la mafia cerca di creare un sistema di relazioni informali basati soprattutto sul principio dell'amicizia strumentale, e questo spesso sostituisce i diritti di cittadinanza, lascia spazio a forme di appartenenza e di intermediazione alternative alla legalità. In una situazione in cui il proprio ruolo sociale, la propria credibilità professionale, la propria possibilità di scambio, l'atteggiamento prevalente purtroppo non è sempre il rifiuto di questi rapporti di favore, il rifiuto delle connivenze illecite, ma piuttosto il compromesso. E quindi
In una società che si adagia a questa situazione, è chiaro che è difficile combattere il fenomeno che si può reprimere da parte di magistratura e forze di polizia, e lo facciamo da anni in maniera encomiabile, soltanto sotto la forma della repressione, ma non risolviamo in maniera definitiva il problema. Proprio perché c'è quest'area attorno all'organizzazione di persone che non fanno parte dell'organizzazione, nel senso che hanno prestato il giuramento, non sono organici, e quindi l'imprenditore stimato, il politico influente e anche il mafioso fanno parte di una rete di amicizie strumentali alle quali si cerca di connettersi in mancanza di altre reti di rapporti basate su valori diversi, quali possono essere l'onestà, il merito, la capacità professionale, l'affidabilità. Per cui poi al di là delle grandi dichiarazioni di principio, degli schieramenti politici, degli spazi istituzionali, trasversalmente si crea una sorta di appartenenza a un club esterno alla mafia che diventa la vera forza della mafia, perché garantisce alla mafia e ai mafiosi quelle espressioni del vivere sociale che non sarebbero loro consentiti. Facciamo così per esemplificare e rendere più semplice il concetto, cioè la mafia, un mafioso non potrebbe riciclare i capitali all'estero senza un ottimo commercialista e senza una banca che si presta a questo tipo di lavoro. Tanta gente si è meravigliata quando ha visto il famoso capo dei capi in carcere come uno zotico contadinotto, sì, dall'occhio vispo e intelligente, ma pensare che quello fosse il capo di una multinazionale del crimine, ecco, si stentava moltissimo. Così come quando è stato arrestato Provenzano, che stava in quella casetta a mangiare cicoria e ricotta e a scrivere pizzini, bigliettini per le sue comunicazioni di lavoro. Bene, poi però si è scoperto che Provenzano era collegato con un politico locale come Vito Cencimino, che è stato anche sindaco di Palermo, che è stato assessore di Palermo, che è stato responsabile degli enti locali a Palermo. E però questo stesso Cencimino poi era collegato con un avvocato internazionalista che aveva lo studio a Roma, a Londra, a New York, e quindi rapporti internazionali. E insieme erano collegati a un commercialista che era professore universitario, che era capace di contrattare per acquistare partite di gas con la Russia. Vedete come con queste relazioni e questi rapporti l'espansione di questo sistema può diventare mondiale senza che noi ce ne accorgiamo, senza che noi possiamo nemmeno ipotizzarla una cosa del genere, vedendo quelle persone. E purtroppo in questo sistema la mafia spesso sopperisce ai bisogni essenziali, così come fa la politica, dà anche lavoro, non solo lavoro criminale, ma alle volte anche lavoro legale. E questo è uno dei problemi principali. Ricordo che nella pausa di un interrogatorio fatto a un pentito, un collaboratore di giustizia, così un po' per sfotterlo, un po' per così vedere le sue reazioni, in un intervallo chiesi: ma secondo lei quando finirà la mafia? E lui non mi rispose in maniera diretta, poteva dirmi una data, e invece incominciò a raccontarmi una storia, una sorta di parabola. Cioè, vede, io ero latitante per voi, ma chi mi doveva trovare sapeva come farlo. Un giorno mi venne a trovare un ragazzo di 28 anni e quasi in lacrime mi disse di aiutarlo perché aveva una bambina di 8 mesi che piangeva per fame. Non aveva i soldi per comprare il latte. Io
scrissi un biglietto a un costruttore che costruiva appunto un palazzo con i miei soldi, quindi non mi poteva dire di no, e lo invitai a assumere quel ragazzo nel cantiere, naturalmente in nero, senza assicurazioni previdenziali, pagandolo meno di quanto gli spettasse. Dopo qualche tempo il ragazzo tornò dal mafioso e gli disse grazie. La bambina adesso ha un colorito roseo, è sazia, dorme sonni tranquilli. Cosa posso fare per lei? E il mafioso, sapendo che quel ragazzo era incensurato, gli fece dare i suoi documenti con i quali avrebbe acquistato un'autovettura o affittato una casa dove nascondersi come un covo per continuare la sua latitanza. Al che io interrompo e ho detto: vabbè, ma ancora non mi ha risposto. Cioè, vede, quel ragazzo è diventato il favoreggiatore di un pericolosissimo boss mafioso. Rischiava una pena fino a 5 anni per avermi dato quei documenti. E finché quel ragazzo verrà da noi e non verrà da voi, la mafia non finirà mai. Nel senso che è anche un problema sociale. Io non posso parlare di legalità a chi ha il problema di sfamare la bambina che muore di fame. È molto difficile. Quindi la lotta alla mafia passa prima da un soddisfacimento dei bisogni essenziali per poi piano piano catturare il consenso, fare passare il consenso dalla parte dello Stato e poi costruire una società diversa su valori di legalità. Quella cultura della legalità che il direttore ha letto e illustrato nel mio libro. Ebbene, una domanda che mi viene posta spesso quando incontri con i giovani è quella secondo la quale, non voglio anticipare quelle che saranno magari le domande, se ci sono dopo, ma spesso mi si chiede: ma vale la pena dedicare tanti anni della propria vita, tante energie, tanto lavoro per tentare di contrastare un nemico che non è possibile vincere sotto tutti gli aspetti, non solo, ma che dopo ogni sconfitta sembra risorgere più forte di prima. Se dopo i colpi che hanno ricevuto continuano ancora, beh, e io anche in questo caso preferisco rispondere come fa il mafioso, con una storia. Come giudice all'atere di quel maxi processo che è stato evocato, un maxi processo contro la mafia, erano gli anni 86-88, sono stato giudice di quelle che sono state le indagini di 10 anni di mafia fatte dal pool antimafia di Falcone e Borsellino. Io devo giudicare le loro indagini. C'erano 475 imputati. Era stata costruita un'aula bunker proprio per contenere qualcosa come 1200 persone tra pubblico, imputati, avvocati, parti offese. E io mi sono trovato ad avere questo incarico di giudice a latere di questo processo. Bene, fra le altre cose ho avuto anche l'incarico di redigere, una volta data la sentenza, la motivazione per tutti questi imputati. E avevo un incarico e una responsabilità tremenda, perché più tempo mettevo a scrivere questa sentenza, più potevano trascorrere i termini per la scarcerazione degli imputati condannati e che erano rimasti in carcere. Il processo si era concluso con 19 ergastoli, finalmente i capi della mafia condannati al carcere a vita, un successo enorme, circa 2500 anni di carcere distribuite fra tutti i vari imputati,
Insomma, il rischio era che il tempo che io mettevo a scrivere la sentenza finiva in un flop di un processo a gabbie vuote. Condannati all'ergastolo ma liberi. E quindi capite che responsabilità mi sentivo addosso, anche perché da solo dovevo scrivere questa sentenza. Alla fine scriverò qualcosa come 7.000 pagine in 8 mesi. Bene, una mattina mentre mi trovavo in questa situazione per cui non avevo tempo libero, ma non si parlava di relax, di distrazioni, ma proprio niente, perché ogni minuto della mia giornata era dedicato a, appunto, a andare avanti su questo lavoro. E una mattina mi trovavo a casa, mia moglie insegnante era uscita, è andata già a scuola, mio figlio entrava a seconda ora e mi chiede, mio figlio all'epoca 14enne che si sentiva trascurato, naturalmente abbandonato perché io ero scomparso, fagocitato dall'aula bunker come padre, ero scomparso per qualcosa come 3 anni. Bene, mio figlio mi chiede se era possibile andargli a comprare una tuta sportiva visto che la sua aveva uno strappo. Era un po' per mettermi alla prova anche, fare qualcosa per lui. E io con un senso di colpa lasciai il mio studio di lavoro per andargli a comprare questa tuta. Entro nel negozio di articoli sportivi e incontro un ragazzo che mi saluta. Ma come, non mi riconosce? No, veramente, se mi aiuta forse la posso ricollegare. Ci siamo stati 2 anni uno di fronte all'altro. Sì, ma dove? Al maxi processo. Io ero dietro una gabbia e lei faceva il giudice. Ah, dico, bene. E se io l'ho lasciato dietro la gabbia, come mai lei si trova fuori? Bah, dice, perché ho trovato dei giudici più buoni di lei. Lei mi ha rigettato ben 12 istanze di libertà provvisoria. Allora mi ricordai, era il figlio di un boss mafioso, che sì, era imputato di associazione mafiosa e di spaccio di stupefacenti, però dalla polizia era sospettato come uno dei killer che faceva parte di quelle squadre della morte che avevano commesso centinaia di omicidi in quel periodo a Palermo. Questo è il motivo per cui, trattandosi di persona pericolosa, regolarmente rigettavamo tutte le istanze di libertà. E quello era fuori. Comprata la tuta a mio figlio, tornata a casa, mi rimetto al tavolo di lavoro e avevo davanti proprio la scheda di quel ragazzo con la sentenza di condanna a 8 anni e 6 mesi di reclusione e con un ulteriore rigetto, anche con l'ultima istanza fatta all'avvocato, della libertà provvisoria di quel ragazzo. Allora ti viene qualche perplessità, qualche dubbio. Io ero uno che stava sostanzialmente agli arresti domiciliari, mentre quello che avevo condannato era libero. E viene un attimo, ma io sto facendo questa cosa perché penso di fare una cosa utile per la società. Ma vale la pena? E mi vennero in mente le parole di Antonino Caponnetto, il dirigente dell'ufficio istruzione, quindi il capo del pool antimafia, che mi rivolse in un toccante incontro prima di iniziare il dibattimento del maxi processo, mi disse: fatti forza ragazzo, vai avanti a schiena dritta e testa alta e segui sempre la voce della tua coscienza. E allora mi convinsi che il mio dovere era quello di continuare a fare il giudice fino in fondo, senza mollare, indipendentemente dai risultati, indipendentemente dal fatto che altri distruggevano quello che tu avevi fatto. E da allora, questo è stato un episodio altamente formativo per la mia vita, perché la mia vita professionale, perché da allora mi sono reso conto che non puoi inseguire il risultato a qualsiasi costo.
tu devi avere la coscienza con te stesso che hai fatto tutto il possibile per raggiungere quel risultato. Dopodiché, se viene bene, se non viene, ricominci. Magari ti fai un esame per dire: ma ho fatto veramente tutto quello che era necessario. Beh, questo è il messaggio che mi sforzo soprattutto di trasferire ai giovani, proprio perché è difficile inculcare questo messaggio in una società che invece ti spinge tutto da un'altra parte, verso valori diversi, come il consumismo, il mito del denaro, il mito dell'apparire, il mito del risultato a qualsiasi costo, tanto che ci sono delle deformazioni, delle deviazioni come il doping, le droghe, la chirurgia estetica, insomma ci sono tutte queste cose che cambiano la realtà per dei risultati che non sono certamente quei valori in cui crediamo. E oggi c'è questo pericolo quindi di un disimpegno morale, di comportamenti antisociali, di mancanza di senso civico, accompagnati dalla diffusa tentazione di farsi gli affari propri. In un quadro di totale indifferenza, di sfiducia alle volte nelle forze dell'ordine, nei familiari, negli insegnanti, con il solo coinvolgimento alle volte del contesto amicale al principio fine di ottenere aiuti o complicità. Diceva Antonio Gramsci: l'indifferenza è il peso morto della storia. Sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un'enorme sequenza di fenomeni naturali, come un'eruzione, un terremoto, del quale tutti rimangono vittime, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. Alcuni si domandano: mai? Ma se avessi fatto anch'io il mio dovere, ma la storia sarebbe andata in quel modo? Io ho avuto una riprova di questo quando sono andato all'Aquila dopo il terremoto e ho visto la casa dello studente crollata e aveva fatto morire alcuni studenti. Tutte le case attorno erano rimaste in piedi. Le indagini hanno accertato che mancavano due pilastri, uno da un lato e uno dall'altro, a quella casa. Allora, se chi doveva fare il proprio dovere l'avesse fatto, lo stesso terremoto avrebbe provocato quelle morti? Ecco che ci dobbiamo porre questo problema di come ognuno di noi, nel proprio piccolo, deve cercare di contribuire a creare, non con l'indifferenza, ma con la solidarietà, una realtà certamente migliore. Una vita futura in cui non si sta alla finestra a guardare, sono fatti degli altri, ma in cui ci si incomincia a sbracciare e a darsi da fare tutti insieme. Quindi io penso che oggi è venuto il tempo di incominciare a cambiare, è venuto il tempo di una nuova solidarietà fatta di coerenti messaggi educativi tra chi fa formazione e chi fa legalità. Proprio per evitare quei ragionamenti del tipo lasciamo stare, non c'è niente da fare, tanto la lotta alla criminalità e all'illegalità è un fatto di magistratura e di forze di polizia, noi ci possiamo disinteressare, ci facciamo gli affari nostri. Ebbene, io penso che oggi è questo l'impegno civile e politico, e dico anche politico, perché questa è politica, non la politica di cui siamo abituati a vedere i lati negativi, ma questa è una strategia di cambiamento di vita e quindi un impegno che per i giovani devono essere naturali aspirazioni e ricerca di certezza del proprio futuro. Perché i giovani da sempre sono i più sensibili nel recepire ciò che promana da scelte esistenziali forti,
da esempi di vita. Ascoltano più volentieri i testimoni che i maestri, diciamolo, perché il maestro sale in cattedra, addita una via, ti dice quello che devi fare, qual è il tuo dovere. Però se invece lo fa il testimone, il quale si è messo in gioco, ha manifestato di rischiare il tutto per tutto sulla propria pelle, di praticare quelle idee che va enunciando, allora si può confutare una teoria, ma non si può confutare una vita di comportamenti. E quindi i testimoni sono più credibili dei maestri. L'optimum sarebbe avere un maestro testimone o un testimone maestro, darebbe la linea guida e potrebbe dimostrare col proprio comportamento, con la propria vita, di seguire quella linea guida. E quindi noi adulti dobbiamo cercare di essere il più possibile testimoni e maestri nei confronti dei nostri giovani. E non dobbiamo abbassare la soglia della coscienza dell'illegalità. Oggi io penso che bisogna urlare che non riteniamo giustificabile la corruzione, la collusione, il favoritismo, i compromessi, il finanziamento illegale della politica, la compravendita degli appalti, l'appropriazione dei finanziamenti pubblici, lo svuotamento delle casse pubbliche o le estorsioni alle aziende private. Ma è un'utopia praticare oggi l'etica dell'impegno, della solidarietà, della legalità. Io me lo chiedo spesso, però poi rifletto sul fatto che ci si voglia o non ci si voglia credere, l'utopia ha una sua forza inarrestabile che cresce nella misura in cui qualcuno dimostra che vi è un mutamento possibile rispetto alla situazione che si vive in un dato momento storico. E perciò vogliamo e dobbiamo sperare che le utopie del passato trovino sempre una nuova spinta per continuare a produrre questo mutamento, ma che ne sorgano anche nuove nel terzo millennio, proprio per portare avanti il cammino dell'umanità. Io penso alle utopie come il femminismo, quanti passi avanti ha fatto. All'inizio del secolo scorso cioè non si potevano avere le conquiste di oggi. Pensate che soltanto negli anni 50 del secolo scorso le donne sono state ammesse al voto. Vi rendete conto quanti passi avanti? Ancora esistono i ministeri per le pari opportunità e quindi si continua su questa strada. Ma quanti passi avanti sono stati fatti? E quante conquiste che si pensava fossero inattuabili? Parlo di riconoscimento del divorzio, o altre, riconoscimento della dignità dell'uomo, del bambino. Tutte queste utopie sono state praticate con tenacia, con la volontà di realizzarle, e alla fine hanno prodotto un risultato. Perché la parola utopia spesso viene un po' falsata nel significato originale, perché viene dal greco utopos, cioè una cosa senza luogo, ma non è detto che non ci possa essere una realizzazione. Non è l'utopia irrealizzabile, il significato è stato cambiato come qualcosa di irrealizzabile, in realtà è una sorta di tabula rasa su cui puoi costruire il futuro. E così mi piace pensare all'utopia, anche perché ricordo sempre un mio professore di storia e filosofia che ci diceva, ragazzi, ricordatevi che qualità più importante che possiedono i giovani, oltre all'entusiasmo, è l'ingenuità. E io capivo, dico, ma come, ingenuità significa essere un po' fessacchiotti, via. Dice no, perché
Per i giovani non ancora dotati del tipico scetticismo degli anziani, credono nella loro ingenuità che i loro sogni, le loro utopie siano realizzabili, e ciò costituisce l'unica speranza che riescono a realizzare proprio quelle cose che per il resto dell'umanità appaiono impossibili. E quindi poi faceva degli esempi, perché dice: i momenti più felici della civiltà occidentale sono stati quelli informati al diritto del dissenso, alla critica, alla eresia proclamata che poi invece è risultata una verità. E faceva l'esempio di uomini come Copernico, Galilei, Newton, Darwin, Einstein, che hanno capovolto sistemi che apparivano immutabili e facendo così hanno spianato la via al progresso. E questo quindi, ecco, siamo nel terzo millennio e io spero che i giovani che sono qui presenti siano ingenui, così come sono ingenuo io in questo senso di ingenuità, per cercare di credere nei sogni, nelle idee, con la speranza che si possano effettivamente realizzare. Perché se non si parte da ciò è difficile fare il primo passo. Lo diceva anche Mao: per andare avanti bisogna, e per fare una guerra bisogna incominciare a fare il primo passo. Ma attenti, perché bisogna stare attenti appunto alle utopie di oggi, che sono le false utopie. Cioè quei valori e quei sogni ancorati non ai valori della vita, ma a un orizzonte culturale che, come ho già detto, enfatizza invece il culto dell'immagine, della prestazione, del risultato a qualsiasi costo. Quello che ha fatto nascere il mito delle veline, di trasmissioni televisive come Il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, questa ansia di avere un risultato. E dobbiamo stare attenti, perché questo è l'orizzonte culturale che ci può fregare, nel senso che ci appiattisce, ci adegua tutti, ed è questo è l'orizzonte culturale preferito da chi detiene il potere, perché da chi persegue il disegno di mantenere appunto in eterno il disagio sociale, il bisogno, la disoccupazione, tutte le altre calamità sociali, per poter poi intervenire, come fa la mafia, come spesso fa la cattiva politica, con una intermediazione interessata per risolvere i problemi del singolo. Io ricordo che non appena laureato, in attesa di realizzare appunto il mio sogno di fare il magistrato, incominciai a fare taluni concorsi, tra cui uno come dirigente del Comune di Palermo. Feci gli iscritti, poi non ne seppi più nulla. Dopo circa 10 anni ricevetti a casa una telefonata di un funzionario dell'ufficio personale del Comune che mi annunciava che, congratulazioni, è stato ammesso agli orali di questo concorso, voti brillanti, ha avuto 8 in diritto amministrativo. Dico: oh, grazie. Scusi, dopo 10 anni, ma lei pensava che io stavo 10 anni ad aspettare ancora il concorso, gli orali del concorso? Ma come mai tutto questo tempo? Dottore, mi fa quello, che era un vecchio impiegato comunale che sapeva bene com'è. Cioè, vede, il concorso era per 8 posti, i concorrenti eravate 8.000. Fare il concorso significava accontentarne 8 e scontentare tutti gli altri, mentre a ogni elezione, a ogni consultazione elettorale, la promessa di poter avere un futuro attraverso quel concorso forse ha determinato, fra le altre cose, il ritardo nel tempo. Vabbè. E quindi questo mi ha fatto riflettere che bisogna stare attenti e diffidare di queste strategie dilatorie che ti mantengono sulla corda per cercare di fare pressione psicologica su di te, sui giovani, che dovrebbero essere valutati per i loro meriti e al più presto per farli inserire
nella vita piuttosto che appunto stare in attesa della grazia da ricevere da qualcuno. Qual è il futuro di una società che non trasmette valore e fiducia ai giovani? Beh, questa mi pare proprio la sfida della società italiana. Rieducare la popolazione e formare una classe dirigente nuova, e chi lo può fare se non un esercito di educatori, di formatori, l'università, questa scuola, la famiglia? Tutte le componenti devono cercare di formare quella cultura della legalità di cui abbiamo parlato, che appunto non è solo osservanza delle leggi e delle regole, è qualcosa di più. Quasi una voce che dal tuo interno ti fa sentire il dovere, la condivisione di questi principi, non come un dovere, più che come un dovere, con la consapevolezza che tu condividi quei principi. Bene, io penso che la legalità alla fine è la forza dei deboli, è la forza di chi appunto deve superare i soprusi e si serve della legge per cercare di evitare di soccombere. Adesso non penso che sia più tempo di analisi, di diagnosi. Siamo in una situazione in cui c'è una crisi economica galoppante, in una quasi recessione, ma è tempo che ciascuno di noi, con determinazione, con energia, con forza, attui una sorta, naturalmente senza violenza, ma una sorta di rivolta etica, una rivolta morale. Una rivolta morale contro tutte le mafie che sono eclissi di legalità, in quanto proprio negazione dei valori di libertà, di eguaglianza e di giustizia. Rivolta morale contro tutte quelle istituzioni che mirano a togliere ai cittadini ogni libertà di pensiero, di iniziativa, che favoriscono, come abbiamo visto, la cultura dell'immagine del singolo anziché l'etica della solidarietà. Rivolta morale contro una classe dirigente che invece di servire le istituzioni talvolta se ne serve per conquistare sempre posizioni di potere o di guadagno, che della discrezionalità ha fatto arbitrio, dell'arbitrio spesso ha fatto legge anche per interessi personali, che del denaro pubblico ha tratto fondi per i propri vizi, che della dignità della persona ha fatto trampolino per le proprie ambizioni. Rivolta morale contro quella massa di persone che ancora è pronta a baciare le mani che le bastonano. È grata se è consentito di mendicare qualche favore. Rivolta morale contro l'inerzia codarda, gli ideali di accatto, la rassegnazione vigliacca, la falsità e la calunnia spesso urlate come verità. Ma quando bisogna scegliere da che parte stare? Penso che questa è un'altra domanda che spesso i giovani mi fanno. Beh, io rispondo che la scelta va fatta prima possibile, ma non appena ci si rende conto di vivere nell'illegalità e di contribuire anche coi propri silenzi, con le proprie omissioni, al mantenimento di un sistema che è illegale e che può divenire criminale. Tuttavia, non c'è dubbio che il momento cruciale si verifica quando i giovani lasciano il momento degli studi e si devono inserire nel mondo del lavoro. È lì il momento di crisi. Tanti ragazzi degli ultimi anni mi chiedono: ma beh, e adesso? Sì, noi siamo formati alla legalità, ma chi riconoscerà i miei meriti? Chi mi darà la possibilità di entrare, di inserirmi nella società, nel lavoro? E lì è difficile dare una risposta a questi ragazzi. E
I ragazzi ti mettono di fronte alla cruda realtà di tante regioni del sud, da dove per vedere riconosciuti i meriti si è costretti a venire al nord spesso. E io allora racconto un episodio appreso durante il periodo in cui ero procuratore capo a Palermo. Per quelle strane coincidenze della vita che si verificano, accadde che mentre io ero procuratore a Palermo, mia moglie era insegnante di italiano e storia presso un istituto tecnico commerciale di un paese all'interno della Sicilia con una bella tradizione mafiosa, e che avesse come alunni dell'ultimo anno i figli di due mafiosi che erano stati arrestati dal mio ufficio di procuratore. Un mercoledì uno dei due allievi si scusò con lei perché nel pomeriggio avrebbe tenuto il corso settimanale di educazione alla legalità che mia moglie faceva volontariamente e aveva spostato un giorno dal martedì al mercoledì. E il ragazzo gli disse: come lei saprà, io non potrò più venire alle sue lezioni perché devo andare a fare il colloquio in carcere con mio padre. Al che mia moglie, che non sospettava nemmeno questa cosa, viene a casa e mi dice: ma come, mi arresti i padri degli alunni? No, dico, no, questo è il mio lavoro, è stata una coincidenza, per carità. E quindi, guardando poi, si è visto che c'erano altri ragazzi nelle stesse condizioni. E un giorno quel ragazzo che andava a trovare il padre in carcere il mercoledì disse a mia moglie che avrebbe abbandonato la scuola. Ma come? Gli ultimi due mesi ti prendi il diploma? Non posso più. Perché il padre in carcere, i fratelli latitanti, sono rimasto l'unico maschio in famiglia, devo pensare agli affari di famiglia, devo andare agli avvocati, seguire i processi, devo lasciare. Ma come, il diploma? Con aria triste disse a mia moglie: ma cosa mi servirebbe un diploma una volta che rientro in questo contesto? L'altro ragazzo invece chiese a mia moglie: ma il diploma lo danno personalmente agli alunni oppure lo danno solo ai genitori? Mia moglie disse: no, se lo danno, se tu fai la domanda ti danno il diploma, te lo consegnano. Bene, fatti gli esami, preso il diploma, questo ragazzo comunica che sarebbe scappato di casa una volta in possesso del diploma. E così fece. E siccome era rimasto questo rapporto con la sua insegnante, ogni tanto mandava qualche cartolina. Se n'è andato al nord col diploma in mano. Finché dopo alcuni anni arrivò una cartolina: ce l'ho fatta. Sempre per le coincidenze della vita abbiamo saputo dopo, anche recentemente, che questo ragazzo era diventato un ingegnere di una multinazionale che appunto lavorava in Svizzera, in Italia, insomma, ha avuto la forza di staccarsi dalla sua famiglia mafiosa da solo, andare al nord e costruirsi un futuro. Beh, capite che forza. Questi sono gli esempi che ci danno la speranza. Sono due storie con due esiti diversi, due percorsi di educazione alla legalità che purtroppo hanno dato una parte positiva e una negativa. Quel ragazzo tornato in famiglia oggi sarà sicuramente un mafioso, non può che essere tale. L'altro è un ingegnere di una multinazionale, stessa origine. E quindi con tutte le mie forze, con tutto il mio impegno, io mi occupo soprattutto di repressione, insieme alla polizia, alle forze di polizia.
però c'è bisogno soprattutto dei giovani e della speranza, oltre che il procuratore della repressione, mi piacerebbe tanto poter essere il procuratore della speranza, nel senso che vorrei che si potesse realizzare un cambiamento e che i giovani potessero costituire la base di una società futura migliore. Un giorno, nel corso di un incontro, un giovane, alla domanda su cosa intendesse fare da grande, mi rispose: voglio fare il tronista. Dissi: ma che vuol dire? Io non sapevo. Ma come? Dice, scandalizzato, non conosce quella trasmissione in cui il ragazzo si siede sul trono, viene corteggiato da tutte le ragazze. Mi dispiace, ma è pomeridiano, io il pomeriggio non riesco a vedere televisione, devo lavorare. E quindi mi spiegano che appunto era una sua aspirazione, a che vi spiego che non puoi nella vita pensare di fare sempre il tronista. Può essere un momento di visibilità che ti dà la possibilità poi di sfruttare quel momento, ma poi quanti tronisti hanno avuto successo nella vita? Devi studiare, devi o recitazione, ballo, non so, imparare a cantare, fare qualcosa per poi riuscire nella vita. Quindi hai bisogno dell'impegno, del sacrificio, mica puoi stare là e essere corteggiato tutta la vita. E quindi ecco, io non credo che ce n'è molti che vogliono fare il tronista, perché poi incontrando i giovani invece ho tanti esempi che mi danno speranza sotto questo aspetto. Quando ero sempre procuratore a Palermo, una mattina in un paesino sempre della provincia, una donna venne arrestata perché, approfittando dei colloqui in carcere col marito mafioso, capo di un clan mafioso, portava i messaggi del marito al resto della cosca e quindi fu arrestata anch'ella per associazione mafiosa. Avevano due bambine, una di 11 e una di 13 anni, che erano a scuola e seguivano uno di questi percorsi di legalità. E le bambine in altri tempi sarebbero state quasi rispettate perché figlie di mafiosi, avevano tutte e due i genitori arrestati per mafia. Invece venivano ghettizzate, etichettate come mafiose. Quando la madre fu scarcerata e portata agli arresti domiciliari, aveva un altro bambino di 17 mesi a cui accudire, che era rimasto coi nonni. Le bambine, tornate a casa, imposero alla madre di collaborare con la giustizia, a costo di fornire degli elementi che avrebbero accusato il padre. Anche perché la madre aveva visto una notte rientrare il padre con gli abiti sporchi di sangue ed era in coincidenza di un omicidio che era stato commesso, per quello per cui era anche imputato. Pensate, delle bambine che capivano che sarebbero sempre state etichettate in futuro come mafiose, che non si sarebbero mai potute liberare di questa etichetta, di questa forma di ghettizzazione. Convincono la persona adulta a passare dalla parte dello Stato. Adesso sono grandi, sono riuscite anch'esse a costruirsi un futuro al nord. Io ho tentato di riunire questa famiglia facendo collaborare il padre, ma non ci sono riuscito purtroppo. Ebbene, queste sono le nostre speranze, questi esempi sono la nostra speranza. Grazie all'impegno di professori, di maestri, l'educazione alla legalità riesce a produrre questi risultati che testimoniano una rivoluzione culturale senza precedenti. Altri esempi sono, ne ho tantissimi, Associazione Giovanile Toscane, sono andato qualche settimana fa, che si preparano ad andare in estate a coltivare i terreni confiscati alla mafia in Sicilia, che purtroppo in questi momenti
hanno avuto degli attacchi, perché vuol dire che la mafia sente questa reazione, che non vuole, che sente la perdita di prestigio che deriva da questo, da questi fatti, i beni sottratti ai mafiosi che vengono usati dai ragazzi per il loro lavoro, per le loro cooperative. E così come ci sono, pensate che la cattura di un latitante da 43 anni come Provenzano ha prodotto un cambiamento per cui i giovani di Corleone hanno incominciato a iscriversi nelle liste per lavorare questi terreni. Finché c'era lui latitante, c'era una sorta di intimidazione ambientale, nessuno glielo impediva, eppure non lo facevano. Capite quanto è importante l'azione della magistratura e della polizia come base per poter su questo costruire la fiducia dei cittadini, per poter tutti insieme combattere questo fenomeno. Poi ci sono tante altre iniziative, Colibera raccoglie tutte le associazioni, ci sono la Fondazione Falcone che recentemente con le navi della legalità ha riunito tanti ragazzi del nord a Palermo il giorno dell'anniversario della strage di Falcone, la Fondazione Caponnetto a Firenze, Fondazione Progetto Legalità in favore di Paolo Borsellino, i giovani in Calabria. Ci sono tante iniziative che ci lasciano appunto ben sperare. E i giovani più svegli e più avvertiti spesso mi chiedono: ma noi abbiamo bisogno di esempi, di punti di riferimento? E io rispondo: io ho i miei punti di riferimento. Per me sono Falcone e Borsellino. Borsellino che sapeva, aveva la consapevolezza di andare incontro alla morte nel momento in cui è arrivata la notizia che c'era l'esplosivo già pronto per lui. Mi incontra a Roma una decina di giorni prima della strage e mi dice: ma che te ne pare? Ci sono degli amici che mi dicono di lasciare tutto, di abbandonare Palermo. Ma come potrei io abbandonare tanti cittadini che credono in noi? Oppure Buscetta, che è il primo pentito di mafia, che a Falcone diceva: ma continuando così, con queste rivelazioni, o ci delegittimeranno o ci uccideranno. La risposta di Falcone era una sola: non importa, andiamo avanti. Dopo di me ci saranno altri magistrati che continueranno. Grazie. Credo che non occorra che io dica grazie, vero? Forse no, si è capito. Grazie, di grazie mille. Abbiamo un po' di tempo per domande o commenti da parte vostra, stimoli al procuratore. Dottoressa Guidi ci aiuta in questo. Prego. Lotta alla mafia. Procuratore della repressione o procuratore della speranza? Lei ha toccato tutti e due questi aspetti, però complessivamente la mia impressione è che lei abbia scelto un po' di understatement. Ha parlato di lotta alla mafia e poteva parlare anche di guerra alla mafia. Io sono rimasto molto colpito visitando il Tribunale di Palermo, il Palazzo di Giustizia di Palermo, da questa magnifica lapide orizzontale che snocciola tutti i nomi dei funzionari dello Stato caduti sotto i colpi della mafia, e lei ha concluso la sua presentazione
parlando di Falcone e Borsellino. Quindi ci sono sia gli aspetti sociali, etici, morali, ma ci sono anche quelli più sanguinosi. Questi due aspetti devono andare di pari passo, però mi chiedo, faccio forse una domanda scomoda, mi chiedo se mettendo l'accento sugli aspetti sociali, etici, di stimolo alla società civile a reagire, non si trascuri forse troppo l'aspetto, diciamo, sanguinoso della guerra alla mafia. E mi chiedo, nell'arco della mia esistenza, io ho lasciato Palermo nel 66, sono venuto a studiare a Pisa, ho vissuto 9 anni a Palermo, una stagione tranquilla fino al 66, dopo ho seguito quello che è successo. Ecco, a me sembra che sul terreno della guerra la società civile abbia ceduto terreno alla mafia, terreno, e lo Stato ha ceduto uomini nella lotta. Esiste una maniera di capire se questa guerra va nella direzione in cui noi tutti speriamo, cioè quella della sconfitta della mafia, oppure se stiamo attraversando una stagione in cui la legalità arretra rispetto all'attacco della mafia. Esistono parametri giudiziari, economici, per capire se nell'arco degli ultimi 40 anni questa lotta alla mafia è stata vincente o quanto è stata perdente in Italia e per esempio anche in altre società civili? La mia impressione è che la linea della Palma si sia spostata a nord, e non solo all'interno della penisola ma anche oltre. La lotta sull'aspetto legale, morale, etico, che giustamente lei indica, ci fa forse vincere contro la mafia sul piano del radicamento nel territorio. Però adesso, a distanza di decenni, esiste un'altra mafia, una mafia imprenditoriale e economica. Contro di quella come si può lottare? Beh, la sua domanda prevederebbe un'altra ora di risposta, quindi sarò sintetico, lei mi scuserà se lasciare spazio a altre domande, penso che ce ne siano, non so, per poter contingentare i tempi forse è meglio raccogliere un po' di domande o rispondere. Vabbè, allora rispondiamo a questa intanto, poi vediamo. Allora, io usare già il termine lotta, guerra, insomma, non è un problema formale di terminologia. Io ho dato per scontato la fase della repressione che ciascuno di noi può registrare accendendo la radio la mattina o guardando. Ogni mattina c'è una o più operazioni di polizia sul territorio, fatto da ragazzi meravigliosi, perché continuare a fare queste cose essendo mal pagati, mal organizzati, senza la benzina o senza, cioè, usando alle volte anche le macchine personali, purtroppo questa è una situazione che condivisa da tante strutture del nostro paese in questo momento, quindi non è c'è da fare un, però dico, solo grazie alla spinta ideale di tanti ragazzi che noi otteniamo intanto questi risultati. Risultati ce ne sono stati tanti. Oggi Cosa Nostra siciliana si può dire che è destrutturata sotto il profilo che non c'è più la commissione provinciale di Cosa Nostra, perché sono tutti in carcere all'ergastolo, tranne uno che è Matteo Messina Denaro, che sta nel Trapanese. E speriamo presto di poter completare questa. Le ultime indagini hanno registrato, attraverso delle intercettazioni ambientali, la incapacità di questa organizzazione di riorganizzarsi, di ristrutturarsi.
Proprio perché non riescono a riformare quella commissione che di solito deliberava anche omicidi eccellenti, importanti, azioni importanti. Questo l'abbiamo registrato recentemente. Per noi questo è un grande successo da un punto di vista militare. Però poi, giustamente, non abbiamo risolto il problema. E proprio perciò io vado sulla parte, parlando ai giovani, non posso parlare certamente della fase che è propria mia, della fase militare. Quella la do per scontata e poi è visibile. Però devo avvisare che quella da sola non produce assolutamente i risultati che noi auspichiamo, cioè di sconfiggere completamente questi fenomeni. Perché a un mafioso in carcere ce n'è un altro che lo sostituisce. In un momento di crisi economica è come se si liberasse un posto e viene ricoperto da un altro, scusate. Allora, noi abbiamo indebolito le organizzazioni criminali perché quelli che sono subentrati non sono all'altezza di quelli che abbiamo arrestato. Quindi in questo ricambio generazionale è decaduta l'organizzazione e quindi noi riusciamo ancora meglio a combattere la parte militare. E però tutto il resto, se continua a dare lavoro, io non, come magistrato, così le forze di polizia non possono fare nulla sotto questo profilo. Ecco perché ci vuole qualcos'altro per poter vincere questa, chiami guerra, chiami lotta come vogliamo. Poi c'è questo fenomeno che le ha tratteggiato e che io ho accennato, dell'area grigia della mafia. Quell'area grigia che è fatta non da mafiosi ma di coloro che sono la vera forza della mafia perché consentono alla mafia di entrare negli affari ed è il connubio imprenditoria, politica, affari, mafia. Se per fare una legge contro la corruzione peniamo tanto, evidentemente non è condivisa. Devo pensare che ci sono forze del paese rappresentate nel nostro Parlamento che in realtà non condividono gli strumenti per combattere la corruzione. Corruzione che oggi non è più fatta come una volta di un rapporto personale, di un accordo. Io ti do del denaro, tu mi dai qualcosa che non mi spetta, il tuo pubblico ufficiale. No, oggi ci sono tutta una serie di rapporti e di reti, comitati d'affari, non so, i furbetti del quartierino, chiamiamoli come vogliamo, no? Per cui io faccio qualcosa per te, ma il ritorno non mi viene da quella persona. C'è tutta una serie di rapporti e di relazioni per cui io ho il ritorno da un'altra persona che nemmeno si conosce con quella a cui ho fatto il favore. Allora, in questa rete poligonale, non più reciproca, diretta nella corruzione, io ho bisogno di strumenti per colpire questo fenomeno. Se io aumento le pene per la corruzione e sono condannati corrotto e corruttore, ma ancora di più si rafforza il vincolo. E allora, perché io ho maggiore remora a rompere un patto, essendo per primo condannato io, no? È chiaro questo. E allora si deve aumentare la pena per evitare la prescrizione, ma non era meglio modificare le norme sulla prescrizione, per esempio? Sono, diciamo, strumenti tecnici che si conoscono bene, eppure... Ecco, corruzione, 50-60 miliardi di euro l'anno l'incidenza della corruzione, cioè una parte del nostro PIL, del nostro sistema paese che ha questa parte sommersa. Se poi unisce tutto questo al il riciclaggio di denaro che proviene dall'illecito, che è stato valutato nel 10% del PIL nazionale, cioè 150 miliardi di euro,
Se aggiunge l'evasione fiscale valutata in 120 miliardi di euro su 270 miliardi di imponibile evaso, un terzo della nostra economia oggi è sommersa, sfugge a qualsiasi imposizione. Oggi gli altri, quelli che non sfuggono, che non sommergono niente, pagano per tutti gli altri che invece evadono e che generano questa economia sommersa. Allora, oggi però fa più impressione da un punto di vista criminale il furto, lo scippo, la rapina, lo spaccio di droga, la prostituzione, senza pensare che queste realtà criminali assolutamente nascoste, che nessuno denuncia perché non c'è una vittima, come nel furto, e che deve andare a inseguire, se non ci fosse una magistratura e le forze di polizia che nell'autonomia e nell'indipendenza della loro funzione fanno queste indagini, e che quindi sono delle prerogative costituzionali che i cittadini devono proteggere come proprie per il controllo appunto della legalità e della società. Ecco, allora, se non si comprende quanto è pericolosa questa situazione, molto di più di tutto il resto, oggi siamo in questa situazione proprio per questo motivo. E allora, quindi io diciamo, affronto questo tema economico con la pericolosità, con la consapevolezza della pericolosità che ha per una pletora di cittadini che non se ne rende conto. Questo è un motivo per cui qualche tempo fa ho scritto anche un libro, Soldi Sporchi, proprio perché sentivo questa esigenza di rappresentare questi pericoli ai cittadini che non se ne rendono conto. Ma la situazione è assolutamente chiara, ecco, per cui rimango nell'antimafia della speranza che deve accompagnare quella della repressione. Presidente, lei ha fatto una straordinaria valutazione, una relazione anche molto bella e molto emozionante. Io volevo chiederle, ma in un quadro in cui Cosa Nostra ha una internazionalizzazione fortissima, e non solo alludo alla capacità sanzionatoria dimostrata dall''Ndrangheta in Calabria, in Germania, ma l'apporto europeo, cioè lei ritiene che una devoluzione, un trasferimento dei poteri, e quindi a mio avviso una capacità di intelligence organizzata a livello europeo, sia indispensabile per frenare la struttura economica di Cosa Nostra? Allora, da un punto di vista repressivo, noi abbiamo adottato già da tempo una strategia che ci aveva già indicato Giovanni Falcone, follow the money, cioè segui il denaro, no? Perché il fine, il profitto dell'essenziale delle mafie è proprio il fine del profitto, cioè il denaro. E quindi certamente il modo è cercare il denaro illecito, ma il problema è trovarlo. Proprio perché oggi ci sono tutta una serie di marchingegni giuridici, strumenti che riescono a nascondere, a far nascondere il denaro. La cosa più semplice è trasportarlo fisicamente all'estero. E difatti le monete più richieste, la carta moneta più richiesta è la 500 euro. Pensate che c'era una società londinese che ha acquistato 4 miliardi di banconote da 500 euro per poi poterle piazzare sul mercato a prezzo maggiorato, perché erano richieste per poter fare il riciclaggio col contante. Quindi far perdere al contante, al denaro, l'origine illecita, sia essa corruzione, sia essa evasione fiscale, sia essa profitti vari. Oltre a questo ci sono delle norme che hanno cancellato il falso in bilancio, che era uno degli strumenti con cui si poteva colpire qualsiasi alterazione dei flussi legali. Adesso c'è la possibilità di nascondersi dietro fiduciarie senza che nessuno indichi chi c'è dietro. E per cui
ci sono i paradisi fiscali in tutto il mondo che sono tollerati dalla comunità internazionale. E io penso che si potrebbe fare qualcosa, fare una sorta di embargo nei vari paradisi fiscali. In realtà tutto questo è tollerato. E si va verso una finanziarizzazione di tutta l'economia che produce il potere alla finanza, che riesce anche a far cadere i governi e che oggi vediamo come può influire, indipendentemente dai mercati, da qualsiasi cosa, può influire sulla tenuta a livello europeo. Allora, noi abbiamo adottato questa strategia di colpire il denaro. In 3 anni e mezzo sono stati sequestrati beni per oltre 40 miliardi di euro, e confiscati per oltre 4 miliardi di euro. Quindi, sotto questo profilo, cosa succede? Che i criminali, ma non solo i criminali, perché ormai c'è una confluenza di criminalità di tipo mafioso con criminalità di tipo corruttivo, di criminalità di evasione fiscale, eccetera, eccetera, per cui i canali spesso sono identici. E sotto questo profilo noi abbiamo una grossa azione repressiva in Italia, però non riusciamo a portarla all'estero per una carenza. Abbiamo uno dei migliori sistemi sotto il profilo della repressione della criminalità organizzata, e quindi il sequestro dei beni con la legge Rognoni-La Torre, antimafia, e tutta una serie di misure che sono utilissime. È come se avessimo creato il veleno attraverso la criminalità organizzata, trovato l'antidoto in Italia, ma non riusciamo a farlo usare all'estero. Per cui oggi il problema effettivamente è europeo, ma è mondiale, perché tutti i beni che noi non riusciamo a catturare in Italia vanno all'estero. E quando ci andiamo a scontrare con normative straniere che non consentono la stessa azione che possiamo compiere noi in Italia, è chiaro che diamo la possibilità di sfuggire a questa attività repressiva che noi facciamo in Italia. E la carenza è anche del nostro Parlamento. Io sono stato in Germania e mi hanno detto: ma come pretendete di avere una reciprocità per le sentenze di confisca all'estero quando il vostro Parlamento non ha ratificato la convenzione appunto riconoscimento delle sentenze di confisca, oppure sulla cooperazione giudiziaria o con la corruzione che ancora oggi, di cui ancora oggi si discute. Quindi c'è una carenza del nostro Parlamento sotto questo profilo, che non ci dà gli strumenti per la reciprocità all'estero, e c'è una carenza delle legislazioni, mentre la criminalità organizzata si avvale della globalizzazione. Ormai non ci sono più non ci sono più barriere, le persone viaggiano senza più limiti, le merci anche. E noi ci fermiamo di fronte ai confini ancora di certi stati, perché non sempre si possono inseguire anche in Europa, anche nell'ambito dell'Europa. Quindi questa è una situazione che richiede una visione globale. La criminalità segue la globalizzazione, noi dovremmo avere la globalizzazione della legalità, l'omogenizzazione delle leggi a livello internazionale per favorire la cooperazione anche sotto questo profilo. E poi l'uso delle tecnologie che oggi consentono ai capitali di fare il giro del mondo in pochi minuti, mentre noi, per avere le risposte alle indagini, qua ci sono forze dell'ordine presenti, noi fatichiamo e spesso ci mettono dei muri invalicabili per poter avere informazioni, soprattutto dai paradisi fiscali. Forse abbiamo tempo ancora per una domanda o commento qui davanti, ragazzo. Io volevo chiedere, lei ha parlato della logica del compromesso nei rapporti tra la mafia e gli altri soggetti, ma all'interno della mafia come avviene l'educazione
cioè della famiglia o dell'organizzazione, come avviene l'educazione, diciamo, all'illegalità e l'educazione anche a questa logica? Allora, la mafia ha le sue regole e le fa rispettare. In questo libro Liberi Tutti, che appunto ci sono una serie di regole, per esempio trovate all'interno di un covo dove è stato arrestato uno degli ultimi capi latitanti palermitani, e queste regole comportano anche il rispetto di determinati valori, fra virgolette, valori che l'organizzazione cerca di far vedere come tali, ma in realtà non sono valori. Se ci si riflette un attimo, un'organizzazione come Cosa Nostra usa dei termini che sono mistificanti. Per esempio, la struttura di base di Cosa Nostra si chiama famiglia, cioè che è la struttura di base della nostra società. Il termine rispetto è una cosa positiva, rispetto agli anziani, il padre, la madre, onore il padre e la madre. Beh, uomo di rispetto è diventato una cosa diversa. Così come l'amicizia, che è un termine, certamente un valore, amico degli amici è un'altra cosa. Quindi l'uso di questi termini, o per esempio, non so, il don, no? Il don messo prima del nome, Don Totò, Don Calò, eccetera, eccetera, che viene da Dominus ed è qualcosa che viene usato anche dalla Chiesa, no? Adesso, per citare Manzoni, Don Abbondio e quindi anche altri don. Quindi come vedete c'è uno stravolgimento di quelli che sono i significati di questi termini, e all'interno di una famiglia mafiosa, famiglia di sangue o di mafiosi, certamente il nucleo familiare segue i principi della mafia. Tanto che io, quando rappresento la mafia, la rappresento come una serie di cerchi concentrici, partendo da un nucleo centrale di quelli che sono cosiddetti punciuti, cioè viene punto il dito, il sangue va sulla immagine sacra, viene bruciata fra le mani, tutti questi, il rito del giuramento, eccetera, eccetera. Questi sono quelli organici all'organizzazione. Poi attorno ci sono i familiari, che non possono che godere dei benefici del rispetto del mafioso, e anche dei vantaggi e quindi dei privilegi può dare in certi ambienti questo status. E noi dobbiamo cambiare culturalmente proprio questo rapporto. E abbiamo fatto degli esempi in cui appunto abbiamo messo in crisi questo rapporto di appartenenza. E quindi io penso che bisogna lavorare proprio, anche il figlio del mafioso oggi deve essere messo in crisi, seppur ha avuto un'educazione assolutamente congeniale a quella che è la mafiosità della propria famiglia. Credo che dobbiamo chiudere qui, l'orario è abbastanza tardo, quindi ringraziamo tutti insieme ancora una volta il nostro ospite, il procuratore nazionale antimafia. E volevo un attimo concludere con una cosa, volevo rassicurare, nel senso che noi magistratura sappiamo che la verità può essere considerata da un punto di vista storico, da un punto di vista assoluto nella mente divina, per chi ha fede, oppure una verità processuale, cioè quella che si riesce a dimostrare. Allora noi cerchiamo con tutte le nostre forze la verità e tendiamo alla ricerca della verità, pur consapevoli che il cammino è irto di difficoltà. E quindi volevo far riflettere che chi ha vissuto come me, ha vissuto momenti come la voragine di Capaci, che ha creato un muro contro cui la macchina di Falcone
di sua moglie è andata a impattare e ha fatto saltare in aria verso il cielo la macchina con la scorta a centinaia di metri di distanza, o il palazzo di Via D'Amelio che sembrava bombardato come a Sarajevo con pezzi di carne umana nei balconi dei piani più alti, o il figlio del collaboratore di giustizia, il piccolo Di Matteo, tenuto sequestrato, un bambino di 12 anni, per circa 2 anni, poi strangolato e sciolto nell'acido. Beh, chi ha vissuto tutte queste cose non potrà mai fermarsi finché avrà un po' di fiato nei polmoni e un po' di cuore che batte. Grazie.